Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi vi voglio presentare una nuova sezione del channel YouTube di Titishir. Ho pensato a una gallery dedicata ai cataloghi promozionali. Farò per voi la recensione dei prodotti promozionali che il mercato ci offre. La nuova sezione del channel si chiamerà Scatalogando Review. Iniziamo intanto con delle scuse, perché la sezione Scatalogando Review è già stata inaugurata in sordina e difatti troverete già due brand recensiti all'interno della gallery. Adesso vi faccio vedere la gallery sul channel YouTube. Voi andrete in home page del channel e qua sotto trovate Scatalogando Review. Come potete vedere ci sono già due video caricati. Bene, questo video è la presentazione di questa sezione. È giusto farla perché bisogna chiarire per quale motivo ho deciso di fare questa sezione del channel. Perché i brand promozionali producono capi d'abbigliamento e, come tutte le aziende, producono anche il catalogo dei loro prodotti. Ci sono aziende che hanno dei cataloghi che sono dei tomi, sono delle bibbie, dalla vastità dei prodotti che hanno inserito all'interno. E molte volte perdiamo ore per consultare i cataloghi senza magari neanche trovare il prodotto che ci interessa. Quindi ho deciso di consultare per voi questi cataloghi e andare a snellire il lavoro di ricerca di determinati prodotti. Ci perde un sacco di tempo a cercare il prodotto idoneo per il nostro progetto, per il progetto del nostro cliente. In questo modo, in base alla mia esperienza, lo posso fare io per voi. Che cosa faccio nei video di Scatalogando Review? Andremo direttamente sul sito web della casa produttrice di un determinato brand. In primis ne analizzeremo il sito web, l'usabilità del sito internet. Capiremo se è aggiornato, se è facilmente navigabile, se è intuitivo. Valuteremo la struttura del sito internet. Andremo ad analizzare i social network dell'azienda, se l'azienda li ha. Andremo a scoprire i certificati di produzione che l'azienda ha, perché molte aziende investono denari e vanno a migliorare le proprie linee di produzione per poter raggiungere determinate certificazioni. Le certificazioni che vengono rilasciate da degli organi preposti ad analizzare determinate situazioni sono molto importanti per le aziende, perché aumentano la brand value, cioè il valore del brand stesso. Infine andremo a vedere la cosa più importante, i prodotti di punta, quelli che a mio modesto parere ritengo più interessanti. Andremo a vedere se i colori dei prodotti dell'azienda sono al passo coi tempi, quindi vedremo se sono aggiornati, se l'azienda fa ricerca nel colore. Andremo a vedere la composizione dei tessuti dei prodotti stessi. Andremo a vedere e valutare i vari accessori che vengono utilizzati all'interno dei capi, per esempio le cerniere, i bottoni. Analizzeremo la qualità di produzione del capo, vedremo se l'azienda è un'azienda con un occhio green, che impatto ambientale l'azienda ha sul mercato e sull'aspetto globale di produzione. Valuteremo anche il marketing che l'azienda stessa fa, l'aggiornamento dei social network. Vedremo proprio in che modo l'azienda comunica il proprio prodotto. A chi è rivolta questa sezione? In primis ai brand e ai new brand. Quelle persone, quei ragazzi che hanno deciso di iniziare da poco a progettare la propria linea d'abbigliamento. Ovviamente la decisione deve essere ponderata a monte, se utilizzare dei prodotti pronti a magazzino o se di utilizzare un prodotto su misura made in Italy. Di questo io ne ho già parlato in un altro video, che vi lascio il link qua sopra da qualche parte, andatevelo a vedere, lì parlo proprio esclusivamente di questa differenza. Una volta scelto la strada che si vuole percorrere, se si decide di utilizzare un prodotto pronto a magazzino, e non è detto che per forza sia taggato nell'interno collo, possono esserci anche prodotti pronti a magazzino tagless, quindi concepiti proprio per creare dei brand, dei new brand con prodotti pronti a magazzino, che viene spiegato in questo video. Oltre ai new brand è rivolto alle aziende, tutte quelle aziende che decidono di produrre del merchandising, che vogliono fare un'azione di marketing per promuovere la propria azienda. Grazie a Scatalogando hanno un primo approccio ai cataloghi d'abbigliamento per comunicare la propria azienda. In alcuni casi il merchandising per le aziende può diventare un plus, un cassetto aggiuntivo. Questo ne parlo anche in un altro video che vi lascio sempre il link, andatevelo a vedere. Spiega il valore del merchandising se fatto in
in un determinato modo. Vi lascio il link qua sopra. Oltre ai new brand e alle aziende, Scatalogando Review è dedicato anche agli addetti ai lavori. Quindi alle serigrafie, ai ricamifici, a tutti quelli che lavorano nell'ambito del merchandising e dell'abbigliamento personalizzato. Magari sono aziende che hanno appena iniziato oppure non hanno mai preso in considerazione un determinato prodotto perché non ce n'è mai stato il bisogno. Invece avere la conoscenza su tanti prodotti è molto importante proprio perché i nostri clienti sono molto esigenti e molte volte hanno delle richieste particolari. Se noi abbiamo conoscenza dei prodotti disponibili per essere personalizzati, sicuramente troveremo il prodotto giusto per il nostro cliente. Abbiamo sempre ritenuto che quel determinato brand non fosse di nostro interesse, invece per quel cliente è più adatto rispetto a tanti altri brand che già utilizziamo. A mio avviso molto utile anche per gli studi di progettazione grafica. Il nostro cliente ci commissiona l'immagine coordinata del suo brand o dell'azienda che vuole andare a aprire. Noi faremo tutta l'immagine coordinata dell'azienda inerente al campo di operatività dell'azienda stessa e magari il titolare decide anche di fare l'abbigliamento per il proprio personale oppure decide di fare un'azione di marketing tramite l'abbigliamento. Uno studio grafico ha due possibilità: o avere la conoscenza dei prodotti o andarsi ad affidare delle stamperie e saranno loro a decidere quale prodotto sarà più consono da utilizzare per il vostro cliente. E se noi stessi non comunichiamo bene con la stamperia le esigenze del nostro cliente, ci possono essere delle incompatibilità, ci possono essere delle lacune e non daremo un servizio completo ai nostri clienti che si affidano a noi. Invece, in questo modo, anche gli studi grafici possono venire a conoscenza di determinati prodotti idonei per il proprio cliente. Cosa fondamentale da sapere di Scatalogando Review? Come ho detto prima, vado ad analizzare i prodotti sui siti web delle case produttrici. Quindi noi avremo sotto controllo la collezione, il ventaglio prodotti completo. I distributori nei vari stati che decidono di distribuire un determinato brand non prendono tutta la collezione completa, ne prendono buona parte. C'è caso che io vi faccia vedere dei prodotti che un determinato distributore non ha. In Italia potrebbero esserci più distributori che commercializzano lo stesso brand. O che un distributore scelga di rivendere un determinato capo che un altro distributore non decide di vendere. Magari da un distributore troverete un prodotto in più rispetto all'altro. Magari in entrambi i distributori che vi sono sul territorio nazionale non c'è il prodotto della casa madre. Scatalogando Review è la mia umilissima e personalissima recensione dei cataloghi promozionali. Sapete perfettamente che se avete bisogno di consigli o una consulenza aziendale vi lascio il link al video che vi parla della consulenza. Mi trovate su tutti i social network. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati. Accendete la campanella così ogni qualvolta che carico un video lo potrete vedere in anteprima. Spero che questa nuova sezione sia di vostro gradimento. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Se avete qualche brand di cui volete che io vi parli, scrivetemelo sempre sotto nei commenti. Io magari lo vado a mettere davanti rispetto ad altri brand che ho deciso di analizzare. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Ci vediamo presto per la recensione di un nuovo brand. Ciao ragazzi, alla prossima.